Buongiorno ragazzi, ben ritrovati. Mi è stata offerta la possibilità di testare la nuova A7 della WowTac. Si tratta di una torcia tattica o torcia da EDC, se vogliamo, di piccole dimensioni ma molto potente. Ho accettato volentieri sia perché so che le torce vi piacciono un sacco, sia perché conoscevo già il brand e so che offre prodotti dal buon rapporto qualità-prezzo. Vi lascio in descrizione il link del sito della WowTac, che potete andare a consultare per maggiori informazioni sull'azienda, ed ovviamente il link per acquistare questa torcia. Mi raccomando ragazzi, state con me fino alla fine perché ho una sorpresa per voi. Lasciate subito un pollice all'insù e vediamo insieme il contenuto della confezione. Torcia, clip per la cintura, batteria di tipo 18650 da 2600 mAh, cavo USB per la ricarica, O-ring e cappuccio USB di riserva. La torcia in lega di alluminio pesa 100 grammi, completamente impermeabile, lo standard è IPX8. Ciò significa che resiste anche alle immersioni, oltre a resistere alle cadute fino a 1,5 metri di altezza. 6 modalità di illuminazione, a cui corrispondono diverse durate della batteria. Non vi sto ad elencare tutti i dettagli, dettagli che trovate agevolmente nei link che vi ho lasciato in descrizione. Vi segnalo comunque che si arriva fino ai 1047 lumen della modalità turbo, un valore veramente interessante. Un altro aspetto interessante è che la batteria può essere ricaricata via USB direttamente dal corpo della torcia. Non ci resta che andarla a provare, ragazzi. Chi lo sa in quale buco spaventoso mi andrò ad infilare questa volta. Quando si tratta di provare una torcia elettrica in pieno giorno, mi vengono in mente una serie di posticini, niente male. La strada che sto percorrendo in questo momento, una volta era una ferrovia, la Capranica Civitavecchia. Negli anni 90 è andata in disuso, hanno tolto i binari, però è rimasta la sterrata. Sapete cosa c'è su una ferrovia, oltre naturalmente ai binari? Le gallerie. Questa viene chiamata Galleria della Caprareccia, non è molto lunga. Penso al massimo un centinaio di metri, però è in curva, per questo non si vede la fine e quindi dà quell'effetto di antro buio e spaventoso. Ricordo che la prima volta che sono stato qui, la prima volta che l'ho vista, perché poi è visibile da grande distanza, ci sono dei terrapieni, delle alte pareti che in pratica formano come una sorta di imbuto che termina con la galleria. La prima volta che sono venuto qua mi ha fatto veramente impressione perché quando si arriva da lontano sembra quasi di essere risucchiati all'interno. Sono circa a metà galleria, ho passato la curva, come vedete, giù in fondo già si vede la luce che filtra dall'uscita. Ho tirato fuori la torcia, adesso testiamo subito le varie intensità. L'impostazione turbo è paurosa, ragazzi. Praticamente arriva fino all'uscita della galleria. Ok, sono uscito sano e salvo. La torcia fa il suo lavoro, mi piace un sacco. Ero curioso di testare soprattutto la modalità turbo con i suoi 1047 lumen. Fa veramente un sacco di luce. Sicuramente la durata della batteria non sarà elevata in questa modalità, però è sufficiente per cavarsela in una situazione di emergenza temporanea, come ad esempio se ci troviamo intrappolati dentro a una vecchia galleria. È abbastanza semplice da usare, c'è un pulsantone sul retro che serve per accendere la torcia e poi c'è questo pulsantino qui sul davanti che serve per fare lo switch alle varie modalità. Nei giorni scorsi ha piovuto, è pieno d'acqua dappertutto, quindi voglio approfittarne per testare subito un altro aspetto della torcia, ossia l'impermeabilità. È garantita per le immersioni, infatti, come vi dicevo, lo standard è IPX8 e devo dire che ha tutta l'aria di essere un oggetto stagno. L'unica cosa che sembrerebbe non troppo convincente, dico sembrerebbe, perché poi va provata, è il cappuccio dell'USB, vedete? Che è semplicemente un cappuccio in gomma. Sarà stagno? Boh, adesso vediamo. La butto nell'acqua accesa, vediamo che succede. L'ho lasciata dentro per qualche minuto e, come avete potuto vedere, è rimasta accesa e adesso è ancora perfettamente funzionante. Quindi direi che
ci piace. Non è finita qui, ragazzi, voglio andare ad esplorare un'altra galleria, si chiama Galleria del Casalone. Quella è molto molto lunga, più di un chilometro, ed è veramente molto buia, quindi è l'ambiente ideale per testare in maniera estrema questa torcia. State con me, ragazzi, e intanto mettetemi magari un bel pollice all'insù. Sono arrivato alla vecchia stazione di Monte Romano. Per raggiungere la galleria del Casalone devo attraversare il ponte sul Mignone. Sono tanti anni che non attraverso questo ponte per andare a vedere cosa c'è dall'altra parte. Devo dire che fa abbastanza effetto camminare su queste grate. Anche questa è andata, sono ancora vivo. Prima del ponte si intravedono degli animali al pascolo, un minimo di presenza umana. Da quest'altro lato invece sembra già tutto molto più selvaggio, sembra di essere entrati in un'altra dimensione. La sensazione è di essere veramente nel bel mezzo del nulla. Se non ricordo male, dovrei incontrare a breve un'altra galleria, anche questa in curva, e subito dopo la galleria del Casalone. Anche questa è in curva, ma molto corta. Mamma mia, si incana l'aria congelata qua dentro. Sono appena uscito ed ecco che davanti a me c'è subito la bestia. Non so se riuscite a intravedere giù in fondo in lontananza la fine. Metto la giacca perché qua dentro fa veramente molto freddo. So che molti di voi mi faranno la fatidica domanda sulla durata della batteria. È un parametro che mi è difficile stimare nella giornata di oggi. Ad ogni modo, adesso la metto in modalità turbo, quindi al massimo, e vediamo quanto tiene. Dovrei metterci circa un quarto d'ora per arrivare dall'altra parte e poi un altro quarto d'ora per tornare. È umido, è pieno d'acqua che gocciola dal soffitto. Sono nella parte centrale, qui è veramente buio pesto, però la torcia è molto potente e devo dire che ci si muove abbastanza agevolmente. È lunga, ragazzi, sembra vicina l'uscita, ma in realtà non lo è. Fa un freddo cane.
non finisce più, però la torcia tiene. È completamente allagato. Ci siamo finalmente. Lei ancora va. Ah, che bello il sole. Qua fuori c'è una specie di palude perché evidentemente la galleria è in discesa, quindi tutta l'acqua che scola all'interno poi defluisce qua fuori. Ah, mamma mia. Un po' di sole. Mi riscaldo un po' e mangio qualcosa prima di affrontare il ritorno. Torniamo indietro. Sono di nuovo all'entrata e qui, come vedete, stiamo ancora a cannone. Mamma mia, che esperienza! Litigi tra volpi. Come vi dicevo, ragazzi, mi riesce difficile darvi dei riferimenti precisi per la durata della batteria nella sola giornata di oggi. In ogni caso, il test effettuato oggi ha dato degli ottimi risultati. Sono venuto qui appositamente per percorrere quei 2 chilometri andata e ritorno all'interno della galleria in condizioni di buio totale e su terreno molto accidentato. Ecco, sono riuscito a percorrerli in maniera molto agevole con la torcia alla massima potenza in circa una ventina di minuti. Quindi posso dirvi che in modalità turbo, quindi alla massima potenza 1047 lumen, avete come minimo una ventina di minuti di autonomia. La torcia a me ha convinto molto e d'altronde non mi aspettavo niente di diverso. Come vi dicevo, conoscevo già il brand, la Wautac, la quale, tra l'altro, come si può leggere sulla scatola, è supportata dalla True Night, altra azienda ormai abbastanza famosa per aver acquisito un certo know-how sulla fabbricazione delle torce a LED. E qui veniamo alla sorpresa che vi avevo promesso all'inizio del video, ragazzi. L'azienda mi ha offerto, e io chiaramente me lo sono acchiappato al volo, un codice sconto per voi sull'acquisto di questa torcia. Vi lascio il codice sconto con tutte quante le info in descrizione. Mi raccomando, ricordatevi di usarlo se questa torcia vi piace e decidete di acquistarla. Volete di più? Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Tutto questo ovviamente dopo aver lasciato un bel pollice all'insù se questo video è stato di vostro gradimento. Continuate a seguirmi, ragazzi, perché in questo periodo sto intensificando un pochettino per vedere se riesco a portarvi almeno un video a settimana. Ricordatevi di andare a visitare i miei profili social, che come al solito vi lascio in descrizione. Iscrivetevi a Fall Adventure Community, il gruppo legato al Fall Adventure Gathering, il grande evento che avrà luogo il prossimo ottobre. So che molti di voi non vedono l'ora di incontrare altri appassionati, di condividere con loro la propria passione per l'outdoor, questo me lo scrivete spesso. Ecco, il Fall Adventure Gathering sarà un'ottima occasione per riunirci, stare tutti insieme e fare le cose che ci piacciono. Ok, direi che per questa volta è tutto. Adesso mi prendo un'altra pausa prima di affrontare di nuovo questo ponte vertiginoso. Grazie per avermi seguito anche questa volta, ragazzi. State bene e ci vediamo ad un prossimo video.